In realtà questa mattina ho pensato molto a cosa avrei voluto dire, avrei voluto fare i nomi, tutto, ma in realtà non, come ci ha detto Gianrusso, ha spiegato molto bene quali muri abbiamo davanti. Il muro specialmente del silenzio che sto sentendo intorno a me. Allora, ho pensato che mi sembra che su tutta questa questione ci sia un fuggi-fuggi generale, molti che stanno scappando con una folla spaventata, questo io non lo capisco. Forse non si rendono conto che devono cercare di proteggere dei fragili. Io voglio difendere quelle ragazze che ancora credono a chi dice che tutto è normale, non è normale, che si devono difendere da sole e che nel mondo dello spettacolo funziona così da sempre, come mi dice la gente al supermercato, questa è una cosa incredibile. Questo sistema può cambiare e io ci voglio credere, ho la speranza. Io voglio dare questa speranza a tutte e a tutti, a tutte le persone. Voglio dire che questo scandalo è una scintilla che deve essere un'opportunità e che può finalmente cambiare il paradigma. Questa opportunità, questa consuetudine ovvia, non è una muffa con cui dobbiamo per forza convivere, ma è qualcosa che va pulito con impegno, l'impegno delle persone esperte e che abbiano le leve per poterlo fare. Non è una battaglia che possiamo fare noi, non lo posso fare io da sola. La politica non può permettere di lasciare vivere nella muffa questi funghi velenosi. La politica vuole aiutarci o vuole nascondersi? Volete rappresentarmi nel modo giusto? Bene, facciamolo. In tutti i settori, dalle vittime di caporalato, finendo anche al mondo dello spettacolo, non normalizzare quindi la donna come merce di scambio. E non c'entra niente con la paura di corteggiare le donne come adesso, insomma, ci vogliono far credere, adesso hanno paura. Io voglio parlare dell'abuso di potere che non può più essere tollerato. E per favore, non banalizzate queste denunce solo perché vengono dal mondo dello spettacolo, come se noi avessimo scelto di fare le puttane, piuttosto che fare il nostro mestiere di arte e spettacolo. Non è una nostra scelta, spesso gli errori sono generati, gli errori di queste ragazze sono generati da una cultura sbagliata e poi finiscono per diventare silenziosa vergogna. Mi chiedete tutti perché non ho fatto i nomi e invece sono io che vi chiedo, ma non avete mai pensato che oggi nessuno offre protezione? Mi dovrei immolare o dovremmo immolarci tutte? Non sono la politica e il giornalismo che mi dovrebbero accompagnare le denunce, tutelare coloro che vorrebbero denunciare. Sapete che in questa settimana non c'è stato nessuno che mi ha chiesto di fare il nome, nessun giornalista. Invece hanno dimostrato molto, molto interesse per questa parapornografia, insomma, i nostri racconti, si sono divertiti molto. Oppure si cercano gli scheletri nell'armadio di Asia Argento. Quindi, cosa decidiamo di fare? Ci buttate nel fuoco o ci aiutate?